Ringrazio innanzitutto il vicepresidente Mirko Carloni della Regione Marche, che è collegato con noi online via di un problema che ha avuto questa mattina, ma adesso gli darò subito la parola e quindi di persona potrà intervenire, anche se online, a portare i saluti e a inaugurare questo progetto. Poi i ringraziamenti chiaramente vanno a Moreno Cedroni e a Giobbe Covatta per aver accettato questa sfida, per aver accettato questa sperimentazione, perché oggi diciamo, non è tanto il tema quello della tutela ambientale, quello della pulizia del mare, del rapporto che c'è tra l'ecologia, la tutela del mare e quindi poi quello che alla fine poi mangiamo. E quindi siamo consapevoli che ormai, per fare un esempio, le plastiche sono entrate a pieno regime nella nostra catena alimentare. Noi ogni settimana ingeriamo 5 grammi di plastica, quindi chiaramente capite come è importante preservare il mare, pulirlo e anche fare un'azione che tutti noi possiamo spenderci in questa causa. Ma prima di entrare nel dettaglio della presentazione del progetto, vorrei dare la parola, se ci ascolta, al nostro vicepresidente della Regione Marche. Sì. Gianluca, grazie dottore. Mi sentite? Sì, la sentiamo. La sentiamo. Saluto con piacere il maestro Covatta e soprattutto Moreno Cedroni, che mi faceva piacere anche rincontrare dopo tanto tempo. Purtroppo stamattina non sono riuscito ad arrivare per un impedimento fisico che, insomma, ho spiegato a Gianluca prima, però ci sono con lo spirito e credo che quello che conta è la condivisione del progetto. Intanto ho avuto modo anche di conoscere Garbage nei primi mesi della mia esperienza e so quello che stanno facendo e quanto vale anche in termini industriali e di innovazione questa azienda per la nostra regione, ma mi piace, devo dire, questo progetto perché, oltre ad essere concreto, perché ha a che fare con un fundraising, con la ricerca, con anche una sensibilizzazione, io ho approfondito per motivi anche personali, insomma, quanto le plastiche sono davvero dannose nella nostra vita, nella nostra salute. Le microparticelle sembra che influenzino perfino la fertilità nelle donne, quindi ci sono approfondimenti e studi scientifici che, insomma, dimostrano quanto è fondamentale eliminarne l'uso, che diventa cibo, che diventa assunzione per gli umani. Però ecco, al di là di questo, il primo impatto è quello ambientale, quello dell'inquinamento, quindi ben venga questa iniziativa. Noi abbiamo messo a disposizione circa 250.000 euro come Regione Marche, poi il Garraves sarà più preciso, ma per dare assistenza tecnica e per fare i passaggi necessari. Quindi ci fa davvero molto piacere essere partner di questo progetto, anche se capofila la Slovenia, ma credo che questa interrelazione tra regioni, tra stati, dimostri una maturità e una sensibilità sul tema che è davvero molto importante. Quindi non la faccio lunga, mi scuso ancora per non essere lì presente, ma ci sono con lo spirito. Insomma, grazie ancora e buon lavoro. Grazie vicepresidente, spero che presto, insomma, ci possiamo incontrare. E semmai lanciamo una prossima conferenza stampa proprio su uno dei luoghi dove avverrà poi la pulizia del mare, quindi a Fano. Esatto, farlo magari al porto di Fano, se possibile, un incontro quando inizierà il lavoro, l'operatività, mi sarebbe molto bello. Bene, questo è un impegno che prendiamo in maniera solenne oggi, quindi poi c'è l'amministratore delegato della Garbage, quindi lui può definire tutto ciò. Grazie vicepresidente, buona giornata. Grazie. Allora, arriviamo al merito del progetto, il progetto Blue Crowdfunding. Noi in questo momento sperimentiamo una piattaforma di raccolta fondi in un crowdfunding civico. Che cosa vuol dire? Che spesso e volentieri il crowdfunding viene utilizzato per raggiungere gli obiettivi imprenditoriali, per raggiungere degli scopi diciamo economici, per sostenere un progetto economico. Oggi noi facciamo un crowdfunding che ha un interesse generale, un interesse diffuso, che è quello della tutela del mare, della tutela dell'ambiente, e quindi proniamo una scommessa, leghiamo il crowdfunding civico all'economia del mare.
Quindi attraverso una tecnologia, e qui viene la seconda sperimentazione, io voglio ringraziare Paolo Baldoni per aver aderito, diciamo, con una proposta importante a questo bando, perché ancora una volta, come dicevo prima nell'intervista, SVIM è stata in grado di intercettare delle risorse transnazionali che sono arrivate nelle Marche per fare una sperimentazione sul, da un lato sull'economia circolare, quindi sull'economia del mare, e dall'altro sperimentare una piattaforma di crowdfunding. E quindi proprio per fare che cosa? Qual è l'obiettivo di questo progetto? È riuscire a raccogliere tante risorse economiche, tante adesioni per poter pulire il mare delle Marche. Quindi chiaramente, ma perché facciamo questa cosa? Perché proprio questi due testimonial, Giobbe Covatta e Moreno Cedroni, che ancora una volta ringrazio? Perché sono un po' l'emblema della sperimentazione, di quello che vorremmo fare. È chiaro, come vi dicevo prima, che le plastiche sono entrate a pieno regime all'interno della catena alimentare e ogni settimana mangiamo 5 grammi di plastica ognuno di noi. Addirittura uno studio della Politecnica delle Marche ha fatto emergere che c'è una presenza di microplastica all'interno della placenta di una donna, chiaramente. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo stare attenti, vuol dire che dobbiamo preservare con grande attenzione il nostro mare per preservare il nostro habitat, il nostro ecosistema, per poi non ritrovarci delle conseguenze immediate nel nostro piatto. E quindi, siccome Moreno Cedroni è uno chef stellato che da sempre fa della qualità ma anche dell'ecologia una bandiera molto forte all'interno delle sue attività che sono riconosciute a livello internazionale, ci sembrava giusto che due testimoni, e quindi Giobbe, ecologista da sempre, ambientalista che si spende da una vita per questi temi, ci sembravano le persone più opportune per poter promuovere questa campagna di raccolta fondi. E poi abbiamo messo un altro pezzo molto importante insieme a questa volontà di sperimentare questo crowdfunding civico, una tecnologia interamente marchigiana, una tecnologia, quella della Garbage Group, che chiaramente è un sistema, lo stesso che è nato qui ad Ancona, al porto di Ancona, a poche centinaia di metri dalla regione, dove praticamente si sperimenta un servizio che a 360 gradi, oltre ad avere il Pelican, la cosiddetta imbarcazione mangia rifiuti, ha tutto un sistema, partendo dai droni, partendo, voglio dire, dall'intercettare dove sono collocati questi rifiuti, alla polizia in spiaggia, attraverso proprio delle task force che intervengono praticamente sia sulla polizia a mare che sulla polizia in spiaggia, ma poi ce lo spiegherà Paolo, non mi voglio, tra virgolette, intromettere in situazioni che non sono, che non sono le mie. E quindi devo dire che questo progetto un primo risultato lo ha portato a casa, quello di mettere in sinergia la Regione Marche, e quindi ringrazio ancora il Vicepresidente, insieme alla SVIM, che è l'agenzia di sviluppo, una piattaforma tecnologica per la raccolta fondi, e chiaramente due testimoni che rappresentano questo progetto, è una tecnologia marchigiana che è in grado di dare un contributo alla soluzione di quel grande problema che diceva prima Giobbe dell'inquinamento, chiaramente in questo caso del mare, e per poter anche sperimentare questo crowdfunding civico, perché potrebbe essere, una volta che noi lo abbiamo testato, abbiamo capito fino in fondo come funziona e quali sono i risultati, chiaramente possono dare un punto di riferimento, un trasferimento di know-how anche sulla raccolta fondi e sulle modalità. Può essere un punto di riferimento per altri enti, per i comuni marchigiani, e quindi è una best practice che può essere trasferita anche ad altri soggetti. Chiaramente questo progetto è un progetto, come dicevo prima, transnazionale, è composto da 13 partner, devo dire ci sono 4 cluster, 3 enti esperti di crowdfunding, 2 università, 4 istituzioni appartenenti a 9 paesi europei, Albania, Belgio, Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, Slovenia. Come vedete è un progetto molto molto corposo. Io adesso però darei la parola a Paolo Baldoni, così ci spiega nello specifico qual è l'obiettivo
di questo progetto, e poi chiuderei con la parola ai testimonial, che chiaramente faranno, diciamo, diranno la loro, perché poi hanno aderito, perché vi voglio dire che li ringrazio ancora una volta, perché in maniera spontanea hanno aderito diciamo a questo progetto, e stanno mettendo la loro faccia per chiaramente sperimentare e dare anche loro un segnale civico, diciamo, per contribuire non solo alla regione ma anche a un fatto generale di interesse diffuso, che è quello della tutela ambientale. Paolo Baldoni. Sì, grazie per l'opportunità, grazie a tutti. Io vi vado un po' a spiegare quello che facciamo e quello che vogliamo andare a fare nelle Marche. Tenuto conto che vi racconto brevemente la storia, la Garbage Group è una società che nasce nel 1958 da due famiglie anconetane, Baldoni e Molinelli, e quando andavano in mare non c'era la plastica. Nel 58 non c'era la plastica in mare. In 50 anni e in 60 anni avete visto oggi quali sono i dati: 10 milioni di tonnellate di plastica che finiscono in mare, che è il 3% della produzione mondiale. Fino al 2030-2040, dati dalla Comunità Europea, questa cosa non diminuirà. Ci sono pochissime aziende che vanno a raccogliere rifiuti in mare, che hanno un sistema, ognuno gestisce, diciamo, la propria repubblica, ma nessuno ha un sistema come abbiamo noi, perché abbiamo proprio lanciato questo progetto a livello mondiale. E io ovviamente non do i dati sulla plastica che c'è in mare e quant'altro, se non quelli che vi ho dato, ma il tema di correnti. Quando ho visto quello che diceva, e ringrazio Gianluca per aver promosso questa iniziativa, l'Euroregione Adriatica, molte delle partecipazioni a questo crowdfunding che stanno nell'Euroregione Adriatica, c'è un modello matematico che, se c'è uno sversamento di idrocarburi all'API di Falconara per 300 giorni all'anno, la macchia si spiaggia in Istria. Quindi il tema è un tema di macro progetti, perché è inutile oggi tenere pulita le Marche e poi non fare niente in Slovenia, in Croazia o in Montenegro. Quindi il tema di questo standard a livello comunitario diventa per noi molto importante. Il sistema Pelican cos'è? Noi abbiamo messo a punto un sistema Pelican, è un cluster unico al mondo. Siamo esperti per la pulizia degli specchi acquei chiusi e semichiusi. Il tema dei fiumi e il tema dei laghi, dove si produce l'80% della plastica. Ormai, quando poi la plastica prende il largo, non c'è quasi più nulla da fare. Noi abbiamo progettato queste barche, che sono barche che poi potete vedere. Stiamo facendo la prima barca ibrida al mondo che fa questo servizio, e poi in accordo con Enel stiamo progettando, e in primavera ci sarà la prima barca interamente elettrica ad impatto zero. E quindi stiamo portando questo. Perché un cluster unico al mondo? E perché, diceva bene prima Gianluca, c'è un tema di ecosostenibilità. Oggi il porto di Ancona, Marina Dorica, ha un cluster unico al mondo perché ci siamo noi che gestiamo il servizio, la scuola di formazione, perché queste sono le nuove categorie, gli operai che vanno, e le nuove professioni in mare, perché poi devono sapere trattare rifiuti in mare, in terra, devono sapere portare i battelli, il cantiere di Ancona che costruisce le barche. Due accordi importanti con due enti scientifici, la Politecnica delle Marche, il CNR, stiamo costituendo insieme a loro una serie di spin-off e start-up per portare avanti proprio tutta una serie di iniziative importanti proprio sull'innovazione, legate al mare, legate alla blue economy. Noi siamo esperti di questi. E dicendo questo, parliamo invece del progetto. Il progetto è molto interessante, noi l'abbiamo scritto quando abbiamo visto questa chiamata, è un progetto che sta nelle nostre corde, perché già siamo presenti, c'è in collegamento con noi, solo per salutarlo, noi siamo presenti in Thailandia. Io poi vi lascio questo, in Thailandia è qualcosa di straordinario, noi abbiamo due battelli là presenti, una a Bangkok e una a Phuket, abbiamo aperto una serie di uffici grazie al nostro expo manager Alessandro Marmello. Ma cos'è successo? Che abbiamo consegnato questi due battelli al governo, c'è stata una manifestazione straordinaria, si sono messi, raccoglievano, e ho qui le immagini, la plastica con le mani. È stata una linea di demarcazione. Da quel momento la Thailandia ha delle performance straordinarie sulla raccolta in mano, tutti si sono messi a raccogliere. Ecco, questa è stata la più grande mia soddisfazione
imprenditoriale, ma non a livello di business, proprio perché abbiamo creato un concetto alternativo e quindi siamo presenti nei paesi dove l'80% dei rifiuti plastici si producono nei paesi del sud-est asiatico, con i fiumi, e quindi siamo presenti là. Abbiamo un progetto di portare 1000 barche nel mondo nei prossimi 5 anni e quindi la scuola di formazione, e tenteremo proprio, anche insieme alla regione che ci sta dando la mano, lo stesso SVIM, proprio di poter far partire dalle Marche questo concetto importante nel mondo. Ovviamente siamo chiamati per portare questo intero sistema nel mondo, ma le barche non sono solo barche che raccolgono la plastica, raccolgono i rifiuti solidi, liquidi, hanno il drone a bordo per andare a intercettare le macchie, rove per vedere sott'acqua cosa c'è. Stiamo anche, e mentre naviga, analizzano lo stato delle acque con una piattaforma online che andrà direttamente al pubblico. Quindi un gioiellino che fa più di queste attività. Quindi abbiamo messo a disposizione il nostro progetto e noi pensiamo, almeno da quello che abbiamo, dalle nostre sensazioni, che questo sarà un progetto che avrà un successo straordinario, me lo sento di dire perché poi abbiamo tantissimi addetti ai lavori che ci daranno una mano. Ma perché questo? Perché siamo aziende marchigiane, abbiamo fatto già diverse iniziative e abbiamo coniugato il pubblico con il privato, gli enti scientifici, volontari e professionisti che insieme vanno ad affrontare. Quindi andiamo noi, cosa consiste il progetto? L'università o il CNR controllerà e andrà a fare una verifica su quello che è l'inquinamento attuale in quel fazzoletto di mare, di spiaggia e sotto il mare. Poi interverremo noi in modo radicale tra pubblico e privato, tra volontari e professionisti, poi dopodiché rifaranno uno studio per vedere quando si è abbassato l'inquinamento. Quindi andiamo a fare qualcosa di molto misurabile e di molto preciso. Noi facciamo qualche volta molte attività massive, quando c'è un grande inquinamento, che succede grande inquinamento, arriviamo con mezzi e uomini. Invece in questa attività andremo a fare interventi chirurgici, precisi, in aree che hanno grande fragilità. Le aree che siamo andati a individuare, ma secondo me diventeranno molte, molte di più, qui verrà presa completamente tutte le Marche, ma anche qualcosa di più, perché che abbiamo individuato è ovviamente la riviera del Conero, per una serie di motivi, no? Che abbiamo il parco del Conero e quindi la grande fragilità, poi faremo Fano, c'è Civitanova e Senigallia per il momento. Poi però questa, ve lo diciamo, sicuramente noi ci stiamo preparando per portarle nelle nuove barche, le prime barche al mondo, tutte elettriche, che fanno quel tipo di attività, e siamo convinti che saremo in grado, perché poi noi ci metteremo anche del nostro, per noi questo sarà un fiore all'occhiello e lo facciamo anche con grande soddisfazione. Sicuramente questa è un'iniziativa che andrà a fare, che faremo un po' in quasi tutti i porti delle Marche, Porticcioli e quant'altro. Ultima questione, cosa ci facciamo della plastica? Due sono le attività che stiamo facendo, una a livello energetico, di produrre energia pulita per ricaricare le batterie delle barche, ma la seconda, ancora molto più interessante, abbiamo fatto già degli studi con il CNR Ancona tramite i rifiuti raccolti dai pescatori che ci hanno dato risultati importanti, cioè è sicuramente un polimero che può rientrare in economia, può essere la vera cosiddetta economia circolare. Dal mare togliamo questi rifiuti e produciamo materia prima, seconda o energia. Questo è il progetto. Io devo ringraziare, a parte Gianluca, anche i due testimonial. Moreno Cedroni, lo conosciamo tutti e sappiamo come si è impegnato su questa cosa. E poi tra tutti i marchigiani ci abbiamo solo una persona estera che viene da fuori regione, che però lo ringrazio perché effettivamente... No, però dico una cosa. Allora... Ho letto ieri un articolo, perché diamo a Cesare quello che dice, nel 1986 si è creato il primo Pelican a Napoli. L'Ecolmare e Pane, che ormai non c'è più, aveva avuto questa invenzione nell'86, parliamo di 35 anni fa, poi dopo vi è decaduto tutto per una serie di motivi. Noi abbiamo preso, copiato bene, rifatto tutto e riportato un progetto che, pensate, noi abbiamo distrutto negli ultimi 20 anni il tutto, perché per 30 anni non si è parlato più di nulla.
Oggi è ritornato d'attualità. Noi eravamo sempre lì, ma nessuno ci ascoltava. Quindi nasce da Napoli, ecco il collegamento con Giappone, e quindi viene trasportato nelle Marche. Infatti noi siamo stati tacciati, e tu voi avete copiato i napoletani, quindi ci stanno un po' dicendo questa cosa. Però a prescindere da questo, niente. E quindi chiudo dicendo che sicuramente sarà un successo, noi impegneremo uomini, mezzi, know-how, attrezzatura per far sì che le Marche possa esportare questo modello nel mondo. Grazie. Prima di dare la parola ai testimonial, ma devo dire anche un'altra cosa, che Job però per il 50% è marchigiano, perché sua madre praticamente è di Ascoli, quindi lui è ancora a casa ad Ascoli, anzi a Colli del Tronto. Quindi sono preparato. A Colli. E quindi chiaramente... No, ma a parte questa battuta, vi volevo dare alcuni dati sul crowdfunding, cioè che cosa andiamo a fare. Innanzitutto volevo ringraziare il professor Filippo Cossetti, che è stato colui che ci sta dando una mano, è il nostro consulente in tema di crowdfunding, essendo lui un esperto su questi temi. Abbiamo da metà settembre, lanceremo la campagna vera e propria di crowdfunding, abbiamo 60 giorni per raggiungere l'obiettivo che sono 40.000 euro, cioè questo è l'obiettivo per raggiungere la pulizia del porto come nel progetto che ha descritto Paolo, di pulire il porto di Fano e quindi le adiacenti spiagge, Senigallia e Civitanova e poi mi pare anche Porto Novo, se non sbaglio, sì, il Parco del Corno. Quindi abbiamo messo insieme diciamo questo progetto. Allora do subito la parola a questo punto, prima a Giobbe e poi le conclusioni diciamo all'autoctono originale, perché parliamo di chilometro zero, di prodotti autoctoni, tu sei un po' all'octono, quindi chiaramente la parola a Giobbe. Buongiorno a tutti, ci siamo già salutati prima, ma perché come mai voi direte hai accettato questa cosa qua per lui, perché così andiamo a pranzo da lui e tutte le settimane mangiamo una carta di credito fondamentalmente, a parte mia moglie che se ne mangia tre a settimana. Ma il problema della plastica me lo porto appresso da quando sono nato. Ho imparato prima ad andare in barca e poi in bicicletta, per cui ho vissuto praticamente sempre in mare. La signora Buddy Ben, che si è fatta Timoplen quando sono nato io, ancora non c'era, è arrivata dopo. E purtroppo quella che poteva essere la più straordinaria invenzione di tutti i tempi si è rivelata una tragedia greco-romana. Era un'invenzione bellissima, perché era un materiale che poteva durare all'infinito, però siccome il mercato è il mercato, allora hanno pensato bene di fare di quel materiale indistruttibile l'usa e getta, e per cui ci siamo ritrovati pieni di plastica. Al momento in mare c'è più plastica di quanti pesci ci sia in termini di peso, e peggiorerà, perché nel caso della plastica continuiamo a buttarla, nel caso dei pesci continuiamo a levarli, per cui questa proporzione è destinata a peggiorare nel tempo. Detto questo, io non è che posso intervenire, no, sì, se mi capita di andare in spiaggia e trovare una bottiglia la raccolgo, ma insomma non è la soluzione del problema. La soluzione del problema è globale, perché come dicevamo prima, noi che stiamo dalla parte opposta del pianeta rispetto all'Australia, se il mare 1 è papare ufficiale di marina, me lo dice, il mare 1, non è che ci stanno tanti mari, un mare c'è. E quel mare ci mette ogni molecola d'acqua per spostarsi da una parte all'altra del pianeta e tornare al posto iniziale, ci mette più o meno 11.000 anni,
ma gira che ti rigira ci torna. Gira che ti rigira, quella molecola d'acqua fa il giro del mondo. Per cui, insieme a quella molecola d'acqua, i sacchetti di plastica. E ieri sera mi capitava di scrivere una cosa su Pinocchio di plastica che chiede alla fatina di diventare biodegradabile. Non è che abbiamo più tempo e spazio, non sono ovviamente il primo a dirlo, c'è stato Alex Langer prima di me che l'ha dichiarato, insomma, siamo l'ultima generazione in grado di poter intervenire su questi argomenti. Io continuo a sentire le riunioni, le COP e tutto quanto in cui si dice nel 2064 avremo risolto, nel 2071 non ci sarà più, nel 2058 avremo eliminato, ma è un po' lontano il 2058, bisognerebbe farlo nel 2021, massimo 2022, mettiamola così. Per cui tutte quelle che sono le iniziative in grado di poter, ovviamente non risolvere, perché io non so per certo che Pelican non risolve il problema della plastica nel pianeta, no? Però tutte le iniziative che possono contribuire ad andare in quella direzione, per quanto mi riguarda, sono delle belle iniziative. E quindi io, cioè, quando me l'hanno detto, io ho detto sì, ci vengo, poi mi hanno detto che c'era lui, ho detto sì, allora ci vengo sicuramente. E queste sono le motivazioni, nonostante Gianluca Carabs, guarda che è stata, ho detto sì, nonostante Gianluca, vabbè. Moreno. Ma io mi aggancio... ringrazio per questa opportunità e naturalmente io ho accettato perché c'è Giobbe, cioè è una garanzia, cioè da sempre quando c'è Giobbe che dice qualcosa, cioè veramente ha una credibilità incredibile, conquistata negli anni, quindi veramente... Ha una credibilità incredibile. Ho detto troppe cose. e quindi parlando adesso questi pochi attimi, mi è già venuto in mente un piatto da preparargli e lo chiamerò così, lo chiamerò il risotto con i rifiuti di mare, che già mi piaceva questa cosa dei rifiuti, quindi stai pronto che a breve assaggerai il risotto con i rifiuti di mare, non sono ancora indeciso bianco-rosso, ma questo avrò modo di pensarci. Allora, abbiamo detto che fino agli anni, fine 50-60, sta plastica non c'era, quindi perché è venuta fuori dopo? Perché sto consumismo, nel momento che siamo stati tutti un po' meglio, le industrie hanno incominciato a riprendere le produzioni, è successo un casino, quindi il benessere ci ha un po' rovinato. E si è pensato a produrre ma non si è pensato a smaltire i rifiuti e quindi ci siamo trovati adesso come adesso. Il benessere ha anche creato maleducazione, perché pensare che il mare fosse il luogo dove uno poteva buttare tutto, per strada, le cicche, quello che vuoi, e soprattutto la plastica, ha fatto un casino. E adesso questa manifestazione, hai detto benissimo Giobbe, certo, un grande merito a Pelican, però certo può risolvere una parte del problema. Il grande problema è una componente che tutti insieme dobbiamo portare alla gente, e la gente, sta benedetta plastica, bisogna che incomincia a pensare quando uno compra un oggetto di plastica, due cosa ci deve fare, tre se può prendere un altro materiale. Naturalmente io ce l'ho nel cuore quelli che producono la plastica, però sicuramente nel corso degli anni avranno ben pensato a come trasformare le loro produzioni. Quindi tutto deve incominciare anche a ridurre intanto quel consumo, e quel consumo che c'è naturalmente deve seguire una differenziata che fino a pochi anni fa non c'era. Adesso siamo, penso, anche nelle Marche comunque a un livello molto alto di questo. Però ecco, il benessere ha creato la maleducazione, e quando ci sono le mareggiate, specialmente lì davanti a casa mia a Marzocca, il mare è pieno di plastica, cioè, ma una roba indecente, una roba indecorosa. Quindi speriamo che queste persone a cui diremo che se mangiano una carta di credito a settimana possano un attimino pensarci
e anche fare le loro riflessioni giornaliere, perché poi ognuno che fa qualcosa in una certa direzione è importante anche in un consumo poi di pesce locale, di pesce azzurro, di pesce picco, cioè come è ricca questa zona, naturalmente tutto fa parte di questa sostenibilità, però ecco, le buone pratiche iniziano da quando pensi a ridurla la plastica in tutto quello che si fa dentro casa. Noi al ristorante l'abbiamo quasi tolta da tutto, ecco, perché intanto per non fare, è come dici, ma lo scarto facciamo poco, cioè lo scarto lo usiamo, sì, però intanto iniziamo a non farlo lo scarto e poi dopo incominciamo a quello che c'è a riutilizzarlo nel migliore dei modi, ecco. Quindi preparati per questo risotto ai rifiuti di mare, adesso penserò anche a un secondo, però mi devi dare qualche giorno. No, figurati, ma tra tutte le cose che fai, a me proprio il risotto agli scarti di mare mi capita. Ma no, sai, legava bene frutti, rifrutti, ai rifrutti. Bene, non so se ci sono delle domande, perché noi siamo verso la chiusura, se è tutto chiaro. Poi ci saranno altri chiaramente appuntamenti per la conferenza stampa di lancio vero e proprio del crowdfunding che, come vi dicevo, partirà attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso a metà settembre. Poi vi inviteremo alla conferenza stampa appunto di lancio di questa campagna di crowdfunding. Ringrazio ancora tutti per la partecipazione. Prego. Di cui volevo rendere partecipi i nostri amici qua, se vi capita, se avete voglia, andatevi a vedere quando scrivete articoli sulla plastica quanti polimeri si registrano settimanalmente, mensilmente su questo pianeta, cioè l'ufficio brevetti, quanti polimeri diversi ogni mese si registrano. E andate a vedere che le difficoltà che ci sono nel riciclaggio tra un polimero e l'altro. Quindi questo significa che se voi prendete una scatoletta di quelle dove si mette il prosciutto, quelle del supermercato, insomma, dove ti mettono dentro le cose e poi le chiudono, quelle sono costituite da un'infinità di polimeri diversi, che se uno serve a non far passare l'odore, quell'altro a non far passare l'umidità, una... Ecco, quella roba là è difficilissima da riciclare, perché sono talmente tante forme diverse di plastica che messe insieme e ammucciate una sopra l'altra significa che alla fine della fiera la plastica riciclabile si aggira intorno al 30% di quella prodotta. Per cui, insomma, cerchiamo anche di lavorare non soltanto sullo smaltimento delle cose, ma anche sulla produzione delle cose, perché se loro smaltiscono ma non c'è qualcuno che produce in maniera smaltibile, ma non so se esiste il termine smaltibile, insomma diventa tutto molto più complicato. Quindi il coordinamento di tutta questa roba qua, ammesso che si decida di tenere la plastica su questo pianeta, il coordinamento di tutte queste cose qua dovrebbe essere una delle cose fondamentali per arrivare a una soluzione di un problema, tutto qua. Sì, e poi quel pacchetto di affettati costa anche il 30% in più, quindi voglio dire, per non fare la fila e prendere il bigliettino, cioè farselo affettare al momento, quindi voglio dire, piccole pratiche ma molto importanti. No, volevo aggiungere solo un paio di questioni io che sono molto emozionale. A parte che la comunità europea sta facendo un lavoro bellissimo, praticamente come Apollo, quando l'America ha deciso, gli Stati Uniti, di andare sulla Luna, avevano fatto una grandissima iniziativa. Kennedy parlava, diceva, dobbiamo tutti mobilitarci per prendere la Luna. La stessa cosa sta facendo la comunità europea, che ha lanciato 4-5 programmi straordinari per la raccolta della plastica in mare. Ma il tema è questo, dicevano bene loro. Oggi è stata fatta una bellissima iniziativa a Parigi, nei Champs-Élysées, cioè in un tombino, dice il mare inizia qui. Un'azione fatta in montagna, dopo 3 mesi ce la troviamo in mare, con una plastica inseparabile. Quindi questi sono i temi. E quindi questo tipo di iniziativa non è solo un'iniziativa con i peli che andiamo a raccogliere, diamo una mano proprio a capire, perché quello che diceva lui davanti al suo ristorante, sta ragionando l'Università di Ancona quanto vale quel pezzo di spiaggia così a livello termico,
legna, plastica e quant'altro. Questo è un tema, che ogni metro quadrato di spiaggia diventa qualcosa di incredibile, e quindi si pensa a tutta una serie di tecnologie per poter produrre energia da quello che ormai è perso. Bene, allora vi ringrazio. E non ci sono domande perché i relatori sono stati quindi esaustivi. Vi saluto al prossimo appuntamento, allora grazie a tutti.